Ciao ragazzi, oggi un video diverso dal solito, non ci sarà nessuna videoricetta. Si tratta di un mega haul di accessori da cucina. In questi giorni ho ricevuto tantissimi pacchi e mi piacerebbe aprirli con voi e scoprirne il contenuto. Io sono un'appassionata di haul, li seguo veramente tutti perché adoro curiosare. Ho notato che non ci sono molti video haul di cucina. Di solito compro tantissime cose. Amo presentare i miei dolci nella maniera più curata possibile e sono una fanatica dello shabby chic. Ultimamente ne sono ossessionata. Spesso alcune aziende mi mandano di campioni di prodotti da provare. Alcune volte io mi sento di consigliarveli, alcune volte invece no, perché non mi soddisfano. Essendo una curiosona, non so ancora come abbia fatto a non aprirli subito. Partirei da questo pacco, probabilmente conoscerete già. Si tratta di burro fresco di panna, italianissimo. E io l'ho già provato diverse volte e devo dire che c'è una differenza abissale da tutti gli altri burri che abbia mai provato. Ad ogni modo, apriamo il pacco. C'è un profumo incredibile, un profumo di panna. Già questo sembra un dolce perché è veramente profumatissimo. Sono formati da 200 grammi. Ecco, adesso ne apro uno. C'è praticamente il calco delle stelle alpine. Io l'ho già provato e ve lo consiglio. Questi senz'altro li utilizzerò per le mie prossime videoricette. Continuiamo con un pacco che mi è stato mandato da Panini Tessuti di Modena. Sono delle stoffette adorabili. Io amo le stoffette e le utilizzo sempre per le mie foto. Queste sono bellissime, guardate. Questa che è con una stampa a fiorellini su uno sfondo rosa e l'ultima che è con uno sfondo bianco a pois rosa. Bellissime, mi piacciono un sacco. Che hanno anche uno shop online sul loro sito che è tessutiettendaggipanini.it. Quindi se vi piacciono sapete dove potete trovarle. Dove ho messo le forbici? Aiuto. Aiuto. Io continuerei con un altro pacchetto che mi è stato mandato da Zizu. Credo che si pronunci così. Ecco, ce l'ho fatta. Poi comunque vi lascio le informazioni nell'info box. Oh, che carini! Ci sono dei pirottini. Sono bellissimi. Altri pirottini. A me ricordano un po' il logo di Delizie e Pasticci. Voi che ne dite? Bellini. Poi c'è un porta cupcake stupendo, anche questo lo utilizzerò prestissimo. Guardate questa, è una carrozzina porta cupcake. E poi c'è un attimo, c'è una cosa più piccola, un pennellino dalla punta sottilissima. Ovviamente io non lo utilizzerò per il trucco, ma è perfetto per i lavori di precisione, di cake design. Spero di proporvi qualcosa prossimamente perché è un'altra mia passione che ho scoperto da qualche anno e che mi piacerebbe condividere con voi. Poi c'è il pezzo grosso, a quanto pare, un'alzatina. Ora immagino che questa debba essere montata. Non la monto adesso perché ci vorrebbe tantissimo tempo perché non sono bravissima in queste cose, ma sicuramente pubblicherò una foto sul mio Instagram dell'alzatina già montata. Questa è veramente shabby chic. Guardate quanto è bella. Eccola, sì, infatti è smontata ed ha due piani. Questo era il sito zizu.com. Ok, facciamo un po' di ordine. L'ultimo pacco che mi arriva da Arredo Shabby. Già il nome mi piace. Vediamolo subito.
non posso alzarmi in piedi perché c'è il caos intorno a me. C'è una tovaglietta ed ha questa fantasia meravigliosa a quadretti con queste roselline. È super shabby questa. Poi c'è un piattino, spero che lo vediate, sembra un fiorellino. Anche questo lo utilizzerò proprio subito. C'è un guantone bianco e tortora. Sarà senz'altro comodissimo per sfornare le mie delizie. Poi vediamo se c'è qualcos'altro. È un piattone leggerissimo. Cioè, credo sia in legno. È stupendo. Mi ispira tantissimo. Un pacchetto nel pacchetto. Sarà qualcosa di fragile, non mi sbagliavo, è un'alzatina, ha tutti i cuoricini qui, non è molto grande, però è bellissima. Siamo giunti alla fine di questo mega haul di cucina. Io spero che vi sia piaciuto, l'idea era anche quella di interagire un po' con voi. Fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più, quale vorreste acquistare. Vi ricordo che vi lascerò qualche informazione nell'info box, così che potrete trovare tutto facilmente. Pollice in su se il mega haul di prodotti da cucina vi è piaciuto, fatemelo sapere qui sotto. Ora vi saluto e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao!